oggi parliamo di uno dei colpi più caratteristici del padel, la bandeja. Possiamo dire che la bandeja, per capirla meglio, è della famiglia delle volée. Proviamo a capire anche da dove viene questo nome. Questo nome viene dello spagnolo, che viene da come portava il cameriere il vassoio quando era al bar. Adesso vediamo la bandeja classica, quella più frequente. Prima cosa, impugnatura Continental. Dopodiché vedremo tutte le parti di questa bandeja. Posizione d'attesa, guardando l'avversario. Apertura, ricerca della palla. In questo momento è il momento dove si apre la stance e gioco con una semi-open. Dopodiché ruoto il busto, impatto un pochino sopra la testa con backspin. Allungo il finale per darle profondità alla palla e subito dopo rientro step per fare il colpo successivo. Sulla bandeja, cosa molto importante, direzione e velocità. La direzione, spesso questa bandeja si gioca sull'angolo incrociato. Di questa forma c'ho più campo, vuol dire meno rischio di sbagliare e c'è sempre il dubbio di chi difende se la palla rimbalza sul vetro laterale o sul vetro di fondo. Perciò spesso giochiamo incrociata. A che velocità giochiamo questa bandeja? La velocità dipende tantissimo dalla mia posizione, sia quanto sono vicino o lontano dalla rete, vuol dire più lontano sono, più dovrò rallentare il colpo per avere il tempo di rientrare. Più vicino sono, più posso darle velocità alta perché sono già vicino per chiudere il campo. Rispetto alla direzione, abbiamo detto, è un colpo che si gioca molto spesso incrociato. Qualche volta si può giocare al centro, però sì, a una velocità più bassa, facendolo rimbalzare a metà campo, così muore a fondo campo.
questa bandeja classica può essere giocata in due forme: o fermi piedi, vuol dire statica, o dinamica. Cosa vuol dire dinamica? A un livello alto si gioca quasi sempre dinamica, perché il pallonetto è sempre di una qualità alta, perciò la bandeja dinamica è quella che il giocatore deve arretrare e giocare questa bandeja in salto. Ovviamente questo è un livello medio-alto, perché l'esecuzione è un po' più complicata. L'altra bandeja che vorrei farvi vedere è la bandeja piatta. Cosa cambia? Sempre posizione d'attesa, ricerca della palla, stance sempre semi-open. Quello che cambia è il punto d'impatto, è un punto d'impatto più alto. E l'effetto non è più un backspin, è un effetto piatto. E l'impatto alto. E la cosa importante, dove viene giocata questa palla? Visto che l'impatto è alto, devo giocarla sul laterale. Vuol dire velocità media, non alta, giocata sulla griglia o sul primo vetro. Un'altra cosa molto importante, noi abbiamo visto che la bandeja classica, il finale è molto avanti, perché devo darle profondità. La bandeja piatta viene colpita più alta, però cerco un angolo stretto, vuol dire che il finale è un finale più basso e sempre dopo aver eseguito il colpo rientro in posizione. Vediamo la differenza tra la vibora e la bandeja e l'uso del braccio in uno e in un altro colpo. Molto importante nella vibora, che si utilizza molto il gomito, si utilizza il mulinello, perciò importante caricare bene con il busto indietro, giocare con il gomito e il mulinello e questo effetto laterale che si chiama side spin. Di questa forma la palla gira e diventa più difficile la difesa dell'avversario. Perciò difficoltà perché viene più veloce e difficoltà perché viene con un effetto diverso. Invece la bandeja cosa cambia? Una, braccio molto disteso per giocare questa bandeja. Due, quando faccio scendere la palla posso piegare un poco il gomito e poi estenderlo.
La cosa importante da capire è che il mulinello si usa nella vivora. Posso usare un pochino il gomito nella bandeja, ma non il mulinello.